Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata, una puntata speciale lo possiamo dire, perché come vedete dagli ospiti che sono qui insieme a me è una puntata a stampo natalizio. D'altronde mancano pochi giorni a Natale e quindi ci sembrava doveroso e d'uopo anche presentarvi qualche cosa in tema natalizio che si verifica nel nostro territorio a poca distanza da noi, perché salutiamo subito gli ospiti che sono qui seduti sui divani abbardati nei loro costumi. Il gruppo parrocchiale Torrete Metaurilia, buonasera. 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 Allora facciamo le dovute presentazioni, salutiamo subito Marcello Palazzi che è il primo della fila. Grazie. Vestito interpretando un pescatore. Un pescatore. Un pescatore. Accanto a lui una gentil donzella, Angela Bacchiocchi, sì. Buonasera. Buonasera. E accanto a lei colui che dovrebbe rappresentare insomma il suo consorte Manuel Gasperini. Poi buonasera. Buonasera. Attrespolato sul bracciolo del divano e dopo cena un pastore che insomma dopo capiremo anche come si chiama, che gli daremo voce. Accanto a me ho una gradita presenza, una locandiera, giusto, una locandiera ben arrivata. Allora, fatte le dovute presentazioni, grazie innanzitutto per essere qui e per darci questa ventata natalizia anche a dopo cena, tra i divani di dopo cena. Poi grazie a voi dell'ospitalità soprattutto, perché ci date modo di presentare il nostro io credo bel presepe. Ecco. Bel presepe che da 10 anni che stiamo facendo. Con delle scenografie sempre nuove, sempre rimodernizzate, anche se 10 anni fa siamo partiti in un'altra zona con dei ragazzi del posto che avevano ideato questo presepe, che poi dopo di quell'anno l'abbiamo preso in eredità noi, un pochino più grandi, no? E l'abbiamo portato in un'altra scena, un altro habitat, in un altro scenario, quello che era in un campeggio la prima volta, ben bello, ben fatto, però l'abbiamo portato in un scenario molto più bello, in un giardino pieno di alberi, e dopo lì siamo costruiti la nostra scenografia. E quindi l'avventura è partita da dieci anni fa, da dei giovani che come sì. Sempre danno l'impulso giusto, partono con il loro entusiasmo, con la loro iniziativa e poi giustamente insomma, se la cosa prende corpo, prende piede, si cerca di renderla ancora più migliore dove è possibile. Insomma, 10 anni è una bella storia sì, che avete sì. E penso che qualche successo l'abbiate sicuramente raccolto. Ma io dico che il successo è stato grande, perché è stato intanto anche pieno di pubblico, forse neanche noi ce l'aspettavamo, perché un presepe che si caratterizza dagli altri, totalmente diverso, anche se diciamo, i famosi mestieri, quelli che sono identici agli altri, in altri ambienti, con delle capanne costruite e non in un habitat come fosse un castello o una casa di diciamo, una grotta naturale. C'è stato un grande lavoro, questo è sicuro, un grande lavoro di chi ha operato lì, di chi sta ancora lavorando per mandare avanti, per sistemare questa, noi siamo qua e loro lavorano. Ecco. lavorano per far sì che insomma, tutto sia a puntino e messo nelle giuste proporzioni. Allora, innanzitutto da quando incominciate a metterci mano, perché immagino che voi non facciate questo di mestiere insomma. No, non c'è mestiere, fortunatamente abbiamo anche qualche pensionato che ci dà una grossissima mano, grazie a loro, e sono 3 mesi di tempo, anche se molte scenografie sono rimaste lì perché abbiamo la possibilità di lasciarle lì. Ah, ecco, quindi c'è molte cose abbiamo di lasciarle lì, perciò sono 3 mesi di lavoro. Allora, interpelliamo subito i giovani che sono il motore, insomma. Allora, 3 mesi in cui immagino vi divertite come dei matti, insomma, perché poi insomma è che bella la situazione. Esatto, è molto bella quello che si crea attorno al presepe. E ovviamente in questi 3 mesi ad andare avanti ci sono un po' gli adulti che creano il grosso di quello che è il presepe.
ma poi l'ambiente che si crea, si respira proprio un'area natalizia ed è bello ed è divertente anche per noi stare lì, sia le date ma anche proprio tutto il momento in cui si viene a creare, ecco. Angela, quanti siete che girate? Figuranti, sì. Lì dentro siamo davvero tanti, ogni anno magari ci sono delle nuove entrate o magari amici che magari ci tengono molto a partecipare a questa iniziativa che ormai è diventata, ha un suo, cioè, gira insomma la voce, e siamo tanti i partecipanti, saremo un centinaio figuranti tra tutti, e quindi è davvero una cosa che arricchisce, è un periodo che arricchisce, e le due giornate che passiamo lì dentro, oltre ad essere un impegno, però è anche un bel regalo, perché ti aiuta a immedesimarti, come diceva, nell'atmosfera natalizia, a riprendere un po' quello che era successo in quel tempo. Sì. Allora, voi siete una coppia di romani, insomma, perché, no, giusto per dare anche l'identificazione, perché qui accanto a me, insomma, è di facile identificazione, no? È una locandiera, il costume è quello, eh? Lui insomma è un pastore, un pescatore, lui è un pastore, sì. Altro non potrebbe fare, conciato così, e poi insomma bisognava capire. Allora, Marcello, tanti figuranti e tante figure anche. Sì, siamo più di 20 come diciamo scene. C'è da dire anche che, non so, per chi non l'ha ancora visto, che non è capitato lì, abbiamo costruito proprio un laghetto. Ecco. Vicino alla mia capanna dove sono io, con una barca, con delle vele diciamo di epoca, ecco. E questa barca gira per il lago tranquillamente facendo sempre il figurare il discorso della pesca. Beh, però certo. Ecco, una cosa che ci siamo creati in più di quello che era la fatica, già anche un lago. Non bastava. Quelle che c'aveva, sì, se vogliamo complicarci ancora di più la vita, c'avete un lago, ecco, insomma, quindi se andate a trovarli sappiate che insomma c'è un vero lago dal vivo. Possiamo è un lago dal vivo. Quante ore dura? Insomma, quante ore siete lì? Iniziamo alle 17:30, l'apertura dei cancelli, tutti gli anni facciamo l'apertura con sino all'ultima edizione col sindaco Stefano Guzzi, che non è mai mancato a quell'avvenimento, ha sempre aperto i cancelli lui. Quest'anno speriamo, adesso mi devo rivedere questi giorni con il sindaco Massimo Seri, spero che anche lui porti avanti la tradizione del vecchio sindaco. Quest'anno, io dico, e mi auguro almeno quest'anno, di avere anche il vescovo. Così ci ha questa volta, non dico promesso, ma ci ha dato una certa un agreement. Certo input. Va bene, allora io penso che insomma il nuovo sindaco non si sottrarrà sicuramente a questa piacevole parentesi, e sicuramente penso che sarà tra di voi nell'ambito delle sue possibilità. Devo solo rettificare l'orario, sì, che ho sbagliato, ecco. Sono le 16:30, non le 17:30. Benissimo, no, ma dopo in chiusura vi diamo tutti insomma i riferimenti, gli orari, le cose precise, così insomma chi ha voglia di venirvi a ritrovare, perché magari è già stato le altre edizioni, o chi quei pochi insomma diciamo tra i quali mi annovero anche io, faccio mea culpa, non è mai venuto a trovarvi, insomma venga a visitarvi. E così insomma dopo diamo tutti i riferimenti precisi, anche dove siete ubicati, sì, perché sì, diamo per scontato che qualcuno, visto che insomma Fano TV arriva da Ancona fino a Perso, insomma copriamo una bella fascia. Allora, le insomma giovani leve hanno dato il là, però insomma voi avete anche fatto una ricerca, immagino, storica, cioè abbiate collocato storicamente anche, sì, il no? Penso almeno. Sì, alla grande, hai perfettamente ragione, perché quello che all'inizio era una cosa diciamo fatta in una maniera casalinga, ma molto in maniera anche genuina, mi viene da dire, ora ha acquistato edizione dopo edizione, ha una vera e proprio spessore anche storico. Abbiamo fatto delle ricerche su libri, anche andando a cercare vecchi film di allora,
perché infidiano l'ora, che riprendono appunto l'ambiente, sì, il periodo. E infatti ecco quello che diceva anche Marcello, che ogni anno aggiungiamo qualche cosa, ogni anno aggiungiamo una scenografia, una struttura, proprio per essere sempre più vicini a quello che era appunto il tempo, quello che era il contesto storico. Ecco, insomma, quindi i figuranti vanno e vengono, c'è un flusso, insomma, no, in entrata e in uscita, però immagino che uno zoccolo duro, come si dice in termini tecnici, ci sia, insomma, quelli che gli immancabili, no? Quindi sì, insomma, sì, questi danno un po' un carico di esperienza, immagino anche per voi, no, che ci dovete... Ci si divide un po' i lavori, insomma, ecco, anche, cioè ci sono magari dei personaggi fissi, come diceva prima Marcello, magari dei pensionati che hanno più tempo da dedicare, che poi sono quelli che danno man forte, no, all'evento in sé. Poi magari c'è chi lavora anche dietro le quinte, perché comunque abbiamo delle sarte, abbiamo gli sponsor, abbiamo la pubblicità, quindi non c'è soltanto quello che si vede lì, ma un lavoro che parte da una macchina, insomma. Sì. Una vera macchina organizzativa, perché insomma anche coordinarle poi centinaia di persone non è facile. Ho avuto anche la buona volontà dell'Anna questi giorni di telefonare, ritelefonate, mettere assieme tutti i cocci per fare il bel vaso, no? Il bel vaso. Perché ogni anno quando si finisce è come un vaso che si rompe, tutti, certo, se ne vanno, tutti... rimangono sempre, perché le feste feste soprattutto, o queste manifestazioni non iniziano 3 mesi prima e finiscono il giorno del 6 dicembre o del 6 gennaio, ma durano altri giorni, perché bisogna rimettere a posto tutti i vestiti, lavarli, rimettere i posti, stirarli, ricucire quelli che sono rotti, c'è una cosa che ci fermiamo qualche mese. Qualche mese state tranquilli, però ecco. Qualche mese state tranquilli, dopo vi mettete giù carta e penna, cosa facciamo per l'anno prossimo? È vero, funziona? Sì. Mi immagino. Allora, per solleticare la curiosità di quelli che vogliamo vedere, diciamo un po' le novità di quest'anno, visto che immagino che qualcosa abbiate aggiunto. Cosa c'è di... Più che novità abbiamo limato qualche okay, smussato qualche cosina, perché novità onestamente quest'anno non ci siamo riusciti in totus a farle, perché certo, siamo rimasti sempre in meno. Abbiamo i personaggi che si diventa grandi, acciacchi e così. Certo. Però abbiamo sistemato qualche scenografia ridimensionata, rivista. Non è che ci sia niente di eccezionalmente nuovo, però tutto vale la pena rivedere. Ecco, quali sono le scene, a parte la natività, sì, che chiaramente è l'asse portante, ci sono delle location che vi stanno a cuore particolarmente? Abbiamo quella della locandiera che è meravigliosa, ecco, che ci siamo creati una locanda vera e propria. Che, poi c'è lo stesso il discorso dei pastori con agnellini, capre, capretti, i bambini che si fermano solo lì, stanno lì tutta la serata. Perché sono, insomma, sì, sono docili, li prendono, li fanno tenere in mano. Invece la natività, Giuseppe, Maria e il bambinello, insomma, ogni anno sono veri, lì insomma, immagino. Abbiamo qualche momento magari di allattamento, cioè, e dobbiamo sostituirlo con qualcos'altro, un bambolotto, però effettivamente sono tutti veri. Ecco. Angela, anche la compagine femminile immagino abbia, insomma, parte della locandiera che è qui accanto a me e che ben rappresenta, insomma, la struttura... Sì. Cioè, le donne sono, tranne i mestieri prettamente maschili, sono le donne che caratterizzano il presepe, no? Dalla lana alla tinteggiatura dei tessuti, fino ad arrivare ad esempio alla corte dei Romani, dove naturalmente il re Erode è attorniato da belle ragazze, insomma. E quello che mi premeva dire è che la peculiarità, secondo me, del nostro presepe è che chi lo viene a vedere, cioè i visitatori, si ritrovano immersi nella nostra, come fossero figuranti, ecco, quindi si trovano immersi nell'atmosfera. E come diceva, no? I bambini che accarezzano gli animali, oppure gli assaggi, perché anche questo c'è. Quindi ci sono vari assaggi in giro per il nostro presepe, quindi diciamo
vengono coinvolti nella nostra serata, nella nostra realtà, quindi è una cosa secondo me peculiare che non hanno tutti. Quindi insomma non è un mero spettatore che viene lì in maniera passiva, guarda e va, insomma, e invece viene, partecipa, coinvolto. A... La grigliata non è pronta, si fanno altri due o tre giri. Fanno altri due o tre giri. Immagino, perché prima ti vedevo nelle immagini che insomma cucini davvero, insomma, ecco, quindi sappiate che lui fa il pescatore come figurante, ma poi cucina sul serio, quindi, e quindi insomma ci sarà modo anche di degustare le prelibatezze in ambito gastronomico che darete ai visitatori. Quindi insomma è veramente un full immersion, tutta un'atmosfera. Non è un itinerario molto molto lungo, ma è molto condensato, ecco. Molto condensato, io dico che è da vedere, ecco. Perché cioè, non sembra, cioè, uno entra, dice un presepe vivente, lo fai senza denigrare gli altri, per carità, però fai un presepe tranquillo che vedi, cammini in un paese, te la passi così. Cioè lì lo trovi tutto condensato poi in un ambiente totalmente diverso da tutto quello che è l'altra cosa. Beh, immagino che l'ambientazione sia l'asse portante, insomma, di queste manifestazioni, di questi assesti, perché insomma vuol dire, no? Sì. Fare una rievocazione, per dire, medievale, insomma, in spiaggia è un'altra, farla in un paesino arroccato, fare un presepe vivente in un posto dove insomma l'ambiente circostante facilita, sì, il tutto. Allora, i romani erano presenti all'epoca e quindi voi rappresentate, insomma, quindi il vostro ruolo qual è? Insomma, quello... Il nostro è migliore, perché è più semplice, anche perché noi ci mettiamo lì alle 16:30 quando apriamo, iniziamo a mangiare, a bere fino alla chiusura, e quindi proprio per essere... La pacchia, insomma, esatto, benissimo. I più invidiati siamo, in effetti. Allora, il vostro ruolo è, ve lo tirate a sorte tutti gli anni, perché lo vogliono fare tutti. Sì, sì. Il suo invece è quello del fogone, il meno. può essere. Però sono sto caldo. Però stai caldo, questo è sicuro. Dicevi, Manuel, ti ho rubato... Anzi, no, niente, dicevo semplicemente che anzi, io 10 anni fa, quando ho iniziato, facevo il gladiatore. Ora, dopo 10 anni, sono riuscito finalmente a ottenere il vestito del Roman Rigo, quindi sono contentissimo quest'anno di esserci. E quindi hai fatto un escalation sociale. La gaffa, un po' di gavetta. Una gavetta durata 10 anni. Una gavetta. 10 anni. È impegnativa. 10 anni per vedo l'ora, appunto, che arrivi il 26 per debuttare come romano. Quindi quest'anno è il tuo debutto da Roma. Sì, sono emozionato per davvero. Immagino. No, ma penso che come, vabbè, avviene a teatro, avviene in qualsiasi rappresentazione, insomma, il primo giorno, la prima è sempre un po'... No, è vero? I cancelli. C'è un'euforia, apriamo, è ora. Andiamo un po' di... Poi all'ultimo momento sembra qualcosa che non va. L'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Un paio di anni fa mi ricordo che si mancava il bambino, era ora di aprire, non era arrivato, era via, corri. L'attore principale. Abbiamo aperto lo stesso, sperando che la gente andasse piano, perché nel frattempo stava cambiando. Nel frattempo che arrivava. Era l'ultima e andava bene. Poi voglio anche ricordare una cosa, che speriamo, ancora non sappiamo niente, che quest'anno, se c'è la terza ingresso del nuovo, della Gesù bambino con la Madonna. Perché abbiamo avuto per 2 anni consecutivi una famiglia che credo che era di Montefelcino su di là, che vuole anche salutare se come no, fare gli auguri, che per 2 anni consecutivi è venuta con un bambino nuovo. Allora gli ho detto: non sappiamo se facciamo il presepe il prossimo anno, però vediamo di metterci d'accordo per arrivare al terzo. Quindi per il terzo anno adesso ancora ci dovranno chiamare, vediamo, se sono pronti. Perché giustamente loro prolificano in funzione del presepe. Mi sembra giusto. Allora, per dare anche un po' di voce alle persone che insomma non sono microfonate, io magicamente estraggo dal cilindro un gelato. Allora, questa locanda pare essere una locanda frequentata bene, insomma, perché mi hanno detto che... Insomma... Tutti i giovani vogliono venire da me, perché si mangiano fagioli,
Però solo noi del presepe, sono i figuranti. Sono figuranti. Fagioli, Crescia come una volta, e allora tutti i ragazzi, io vengo con te, vengo nella locanda, io qua, io là. E ci hanno un bel mucchio da sistemare. Ecco, allora abbiamo svelato l'arcano, insomma, dove si mangia, dove si beve, a poi. Non manca mai nessuno. Non manca mai. Lei sta vestita così tutto il periodo? Sì, sì, eh? Sì. Bene. C'ho il pentolone dei fagioli, c'ho insomma una bella attrezzatura. No, mi piace il costume, è bello. La se lo toglie più da se lo toglie, immagino, va a casa, sì, è talmente impersonificata nel sì, anche sì. A casa lei sta così, senza è vero? È vero, a casa sta così, benissimo. Allora io immagino che a casa lui non stia così, passiamogli, diamogli voce al pastore. Io sono, solo oggi sono vestito in questo modo perché penso che dovrò fare... altre cose durante la presentazione. Ah, va bene. Sì, il microfono vicino. Siccome stasera invece mancava il vero pastore. Il vero pastore. L'ho sostituito. Quindi lei è il figurante del figurante. Esatto. Ho capito. Sì, io faccio il sostituto. Il sostituto del figurante. Allora, bene, Marcello, avete anche le riserve, insomma, proprio come sì, le squadre sì, di calcio. Proprio. Cambio in corsa. No? Non poteva venire il titolare ed è venuto il sostituto. Sì. Bellissimo. È una bella squadra. È una bella panchina. Una bella panchina lunga. Sì. Devo dire che in pochi minuti che stanno qui gli amici di Torrete e Metropolitana, che sono veramente persone gradevolissime, io mi sono già ambientato, poi mi dirai che personaggio potrei ricoprire, perché non è detta. Non è detta che magari nel... No. Ce l'ho. Me lo dici un orecchio, non svegliamo che cosa mi farebbe fare Marcello nel suo presepe vivente. Allora, diamo anche una... se possiamo, una novità. Mi parlavi che il 6 sì. di gennaio... Il 6 di gennaio, diversamente dagli altri anni, ecco. Quest'anno in collaborazione con la parrocchia di Ponte Metauro, avremo i remagi. Oh. Cioè, noi abbiamo sempre i nostri remagi che fanno la nostra... Certo. Quest'anno arriveranno a cavallo. Mm. E si fermeranno nell'atrio diciamo del presepe e andranno a cercare prima dalla parte romana dove andare a reperire il bambinello e faranno il loro giro portando doni non con i cavalli all'interno ma però ecco, c'è la scenografia di questi nuovi personaggi che arriveranno diversamente dai soliti nostri tutti gli anni. Fino all'anno scorso avevamo la cometa che coi remagi camminava sul cielo, seguiva i remagi, stanno per motivi tecnici, non l'abbiamo potuta mettere su, ma solo per motivi tecnici. Ah, ecco. E allora sarà ferma lì, però il bello anche di questo era questa cometa che si vedeva in mezzo alle piante camminare, che seguiva, precedeva i remagi, era molto bello. Va bene, però insomma, già avere qualche cosa insomma, di distintivo sì. Rispetto alle passate stazioni non è male. Quindi insomma, il 6 di gennaio sappiate che c'è questa puntata, questa giornata particolare dove compariranno a cavallo i remaggi. Però insomma, voi iniziate, diamo anche delle date, dei riferimenti. Iniziate il 26 alle 16:30. Apriamo okay. I cancelli puntuali molto probabilmente perché cioè, il bello del presepe è nella notte, quando si saranno accesi tutti i fuochi e c'è l'oscurità totale. Però non possiamo arrivare a quel momento lì, che la gente lì che ci butta giù i cancelli che vuole entrare. Molta gente fa il primo giro, se lo fa di giorno, e il secondo se lo rifà di notte, che è tutto un altro bel vedere. E siamo a Torrette, proprio dietro il vecchio albergo. Ah, ok. C'è una pineta. C'è un piazzale lì davanti, c'è una pineta e lì dietro... Quello con i due torricini quello che con si vede torri, da... Sì. Ah, ho capito. Le torrette. Le torrette. Il nostro simbolo. Sì, torrette perché... Purtroppo ancora così, speriamo di rivederlo presto fiorente. E quindi alle spalle di questo vecchio albergo c'è... Benissimo. Abbiamo questo giardino
e di Sirio. Facilmente raggiungibile anche dalla sua nazionale, andando verso Senigallia si vede. Sì, perché la nazionale sarà quasi bloccata in quel momento, perciò in modo si fa pubblicità da solo, ecco. Nel momento arriva, dimmi che succede, ecco. È il preservativo. Chi non lo sa. Chi non lo sa ha modo di fermarsi e di vedere. E diciamo, la chiusura poi avviene, immagino, sì, il 6. La chiusura del 6 i giorni con questo evento dei Remagi Nuovi, che dovrebbe essere uno spettacolo diverso, vediamo. Ok, i giorni sono 26 e 6 gennaio. E 6 gennaio, questi due sono i due giorni, dalle 16:30 alle 20 circa. Non andiamo oltre perché dopo tanto comincia a essere freddo, i bambini non ci sono e allora chiudiamo lì. Però insomma due date insomma, nel quale date il meglio di voi. Va bene, noi così speriamo di aver, come dire, stimolato la curiosità di quelli che non l'hanno mai visto e incoraggiato a rivisitarlo, a rivederlo per quelli che già l'hanno visitato le passate stagioni. Però comunque permettetemi di farvi i miei personali complimenti perché insomma impegnarsi in questo è sicuramente meritevole, tanto tempo, tanta fatica per... insomma, regalare insomma, questa atmosfera natalizia a tutti, fanesi insomma, e nonni. Che è per lo stare insieme, la più bella cosa che si possa fare, stare insieme, vivere insieme le giornate, stare così, passare queste quattro ore. Da veramente d'amici, perché questo è un gioco di amici solamente. Un bel gioco che è diventato una bella cosa. Sì. Allora, io vi ringrazio, Marcello, ringrazio te, Manuel, anche tu e anche Angela, grazie. Il sostituto del sostituto del pastore, la locandiera in originale che ce l'ho qui io la locandiera originale, andate da lei perché avete sentito fagioli, cresce, tutte cose buone. Solo per i partecipanti. Vabbè, ma io mi insufolo, io mi insinuo, sotto, giro dietro, va bene? Se vengo, sono a posto. Già ci siamo messi d'accordo. Bene, cari amici, grazie per essere stati con noi e quindi, insomma, mi raccomando, andate a visitare il presepe vivente di Torrette e Metaurilla. Per questa puntata di Dopocena è tutto, grazie, arrivederci, ciao!